Buon pomeriggio dal TG della Scienza e dell'Ambiente. Oggi è il giorno dello sciopero mondiale per il clima. Ovunque i ragazzi stanno marciando per l'ambiente. Persino nella Siria, martoriata dalla guerra, alcuni studenti hanno manifestato in strada. I primi a scendere in piazza per motivi di fuso orario sono stati i giovani australiani. Migliaia hanno spronato la politica a prendere decisioni a favore dell'ambiente. Così sta succedendo ancora in questo momento in molte città del pianeta. Intanto l'UNICEF denuncia l'impatto sproporzionato dei danni ambientali sui bambini. Il 90% degli individui affetti da malattie attribuibili a clima impazzito e inquinamento sono piccoli sotto i 5 anni. 500 milioni di bambini vivono in zone a rischio inondazioni, 300 milioni respirano aria tossica 6 volte oltre i limiti. E intanto gruppi di scienziati chiedono di non parlare più di cambiamento climatico o riscaldamento globale, ma di usare la definizione di crisi del clima. Ma andiamo nel continente.